Eccoci di nuovo tornati nello studio di Ancona di Vera Mattina. Abbiamo appunto attraversato una prima parte di mattinata parlando di quella che è la stretta attualità. Oggi è la giornata dedicata al bullismo, cyberbullismo. Ieri era il Safer Internet Day, che è collegato, ovvero la tutela, il giorno della tutela della navigazione in Internet. Sono delle giornate istituite dal MIUR nel 2017, anche con la Commissione europea, in collaborazione con la Commissione europea, per proprio dare indicazioni, cercare di sensibilizzare quelle che sono le persone che vengono a contatto, quindi tutti quanti, con la rete e che interagiscono con la rete, soprattutto le fasce più fragili, che sono quelle con meno strumenti, perché ancora giovani, ovvero tutti gli studenti, gli adolescenti e i ragazzi che si avvicinano senza la supervisione comunque dei genitori e la tutela di un adulto che si affacciano per la prima volta in rete. Quindi con la nostra Federica Guercio abbiamo fatto un po' un excursus, abbiamo mandato appunto quella che è una, abbiamo fatto vedere come abbiamo trattato questi fatti di cronaca anche nelle Marche. Nell'ottobre del 2023, proprio a Fermo, ci fu un episodio di bullismo terribile tra studentesse che si sono riprese e mentre malmenavano una loro coetanea. Quindi sono fatti di cui parlarne costantemente e ci torneremo sopra. Adesso cambiamo decisamente registro, torniamo alla cronaca attuale e tra poco con noi in studio anche un ospite che si occupa, una giornalista che si occupa di cronaca giudiziaria, ma intanto iniziamo con collegarci con Ciro Montanari perché oggi eccolo qua il nostro collega Ciro Montanari che si trova proprio nel casolare di Castelplanio perché l'argomento che stiamo, principe, che stiamo trattando in queste settimane dopo il ritrovamento delle presunte ossa di Andrea Rabchuk, la ragazza che è scomparsa ormai un anno fa, quasi 2 anni fa, nel 2022, e, sì, assolutamente 2 anni fa perché era marzo 2022. Aspettiamo ancora ovviamente il responso del DNA, ma ritrovamenti dagli abiti a tutto fanno pensare che sia lei, per cui ecco perché ci troviamo. Ogni giorno escono delle piccole novità importanti e con Ciro partirei proprio da quelle per poi ripercorrere un po' le vicende, ultime vicende della ripresa del caso. Ciro, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori di Vera TV. Come detto, mi trovo al Casolare, andiamo a Castelplanio, continuano naturalmente a giungere testimonianze di solidarietà con cuscini, con candele, con fiori. Ma la novità a cui tu stavi accennando è un'altra, è il fatto che è stato rinvenuto nel pennarello all'interno del Casolare, giusto? Era Carabinieri di Lessis, sì, ovviamente si occupa di investigazioni, e questo pennarello sarebbe stato utilizzato, è fondamentale ed obbligo usare il condizionale, da Andrea per scrivere delle frasi. E Non so quindi? se ti sentiamo un pochino male, Ciro. Ecco, sarebbe, il pennarello sarebbe stato usato da Andrea per scrivere delle frasi in maniera sconclusionata su una trave, casolare, frasi in siciliano con però parole accavallate l'una sopra l'altra, che lasciano presupporre che in quel momento la ragazza volesse lasciare un messaggio di addio. Questa è l'ipotesi che in questo momento sta valorando degli investigatori, farebbe propendere che la ragazza per fare un gesto estremo. La trave si trova tra la scala che collega il pianterreno e il solaio, e qui sarebbero state individuate per queste scritte che sono al bagno, che in queste giornate, in queste ore, stanno continuando ad analizzare la cosa per cercare di dare una spiegazione molto più chiara rispetto alle tante possibilità che si stanno affrontando in queste ore. Di certo, la ragazza sarebbe venuta qui da sola, se questa sarebbe venuta qui da sola e pensato prima di questo avrebbe scritto delle frasi sconclusionate su una trave di legno. Questo naturalmente dovrà essere ora analizzato e tutti i punti di vista dovrà essere accertato da Ciro, parte degli inquirenti. Ciro, Resta comunque Ciro, dubbio scusa se ti atroce, come ha interrompo. fatto
ragazza ad arrivare qui da sola in piena notte con un buio pesto, con tanto freddo e soprattutto in una condizione psicologica precaria, ovvero in condizioni complicate dopo aver litigato con il fidanzato Simone Gresti, aver percorso un chilometro di strada qui al buio, sul ciglio della strada, molto piccolosa, ed essere entrata all'interno della finestra, molto piccola, da dietro sarebbe sfondata, sarebbe entrata lì sempre al buio, poi sarebbe salita nel solaio, avrebbe trovato il penale alla via che magari lo aveva messo questa trave delle frasi, poi avrebbe pensato che fosse stato tante. Non lo sapevo. Essere anche confermate, ma comunque possibilità davvero molto complicate da accertare e di quello che stanno in questo momento cercando di verificare gli analisti e gli studenti, è ora fondamentale fare a una conclusione del caso. Questo è quello che è novità, il ritrovamento del Pinarello qui nel solare di Castelfalani. Ciro, non so se mi senti. Sì, eccoti, ecco, no, perché facevamo un pochino fatica e provavamo a parlarti, ma non ci sentivi bene, avevamo un po' di difficoltà, l'audio, il tuo audio andava e veniva, però grosso modo, insomma, il quadro ce l'hai fatto, poi sei lì in presenza, stai realizzando un pezzo per il telegiornale che poi vedremo in onda nel nostro TG delle 13, però insomma, riassumendo, insomma, è stato ritrovato questo pennarello che potrebbe essere una prova determinante a far sì che il processo nei confronti del fidanzato, ex fidanzato, possa procedere in un senso con un capo accusatorio importante. Quindi noi per il momento ti ringraziamo perché il collegamento non è perfetto, quindi ti salutiamo, ti lasciamo lavorare. Noi in studio abbiamo, nel frattempo ci ha raggiunto Federica Serfilippi, che è la giornalista del Corriere Adriatico, giornalista di giudiziaria, insomma, che ringraziamo, quindi Ciro lo salutiamo, e con te Federica, buongiorno. Buongiorno e perdonami, chiedo alla regia di interrompere, ecco, chiudere il collegamento perché altrimenti sentivo ancora Ciro parlare, perdonami. Buongiorno Federica, ben trovata. Ecco, abbiamo dato la notizia che già insomma ieri sera è praticamente passata dalla procura, tu già ieri sera eri informata su questo aspetto del ritrovamento del pennarello sul caso di Andrea Rabčuk. Quanto è determinante, quanto è importante questa piccola novità, comunque questa prova? Sicuramente sarà determinante, come saranno determinanti tutti gli elementi che sono stati trovati all'interno del casolare, da quanto diciamo è trapelato, da quanto si è potuto sapere. Questo pennarello è stato trovato proprio all'interno del casolare, dove sono state rinvenute le ossa, che non c'è ancora la certezza del DNA, ma quasi sicuramente insomma possono appartenere ad Andrea Rabčuk. E questo pennarello potrebbe essere compatibile con delle scritte ritrovate all'interno del casolare. Come diceva Ciro, sono delle scritte fatte appunto con un pennarello e che non è molto chiaro, insomma, il messaggio. C'è, che passa. Infatti però questo è un altro punto di cui dovrà ovviamente occuparsi la procura, e potrebbe essere insomma determinante per capire proprio cosa possa essere accaduto quel 12 marzo del 2022, quando Andrea Rabčuk è scomparsa. Ecco, io vorrei fare un riepilogo per chi insomma ci segue, che magari non ha ben chiara la vicenda. Andrea Rabčuk è scomparsa nel marzo del 2022 dopo aver partecipato a una festa con degli amici all'interno di una roulotte. Ecco, la vediamo, lei era in quella roulotte con il suo fidanzato, una coppia di amici, stavano utilizzando alcol e stupefacenti, dopodiché lei si è allontanata dalla roulotte, pare da sola, e sembra aver raggiunto questo casolare che si trova a poco meno di un chilometro dalla roulotte, da dove era parcheggiata questa roulotte. Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce. Il fidanzato con anche gli amici non si sono probabilmente subito preoccupati di andarla a cercare.
quindi rimangono, anzi rimane l'unico indagato, poi gli amici sono stati comunque diciamo scagionati da ogni responsabilità, ma ripartiamo da lì e dal fatto che poco meno di un mese fa siamo tornati prepotentemente a parlarne su tutta la cronaca nazionale, non solo locale, perché sono stati rinvenuti dei resti di una persona che, vi ripetiamo, sono in corso ancora le indagini e soprattutto l'analisi del DNA che darà responso tra breve tempo, ma si pensa quasi sicuramente siano i suoi, anche perché siano stati trovati degli indumenti che facciano pensare siano proprio quelli che indossava Andrea quella sera. Ripercorriamo con te un po' tutto il percorso di questa brutta vicenda. Sì. Ecco, come dicevi tu, facendo un po' la cronistoria, ripartiamo da quell'alba del 12 marzo del 2022. Quello che sappiamo è che appunto Andrea stava partecipando in quella notte, quindi tra l'11 e il 12 stava partecipando a una festa con il fidanzato dell'epoca, Simone Gresti, che è bene ricordarlo, è sempre rimasto l'unico indagato e a piede libero per la scomparsa prima e la morte dopo di Andrea. Partecipava con lui a questa festa nella roulotte assieme ad altri due amici. Si sa che verso le 7 di quella mattina Andrea, dopo aver avuto l'ennesimo battibecco con Simone, lui stesso più volte l'ha confessato, era un rapporto molto conflittuale, mai violento dal punto di vista insomma fisico. C'era un rapporto molto insomma di tensione tra i due, dovuto soprattutto alla gelosia, e lei si allontana verso le 7 di mattina. Lui dice, insomma, perché noi sappiamo quello che lui ha riferito perché sarebbe stato lui l'ultimo a vedere insomma, e ovviamente Andrea, incrociando le informazioni anche con quelle dei due amici che erano presenti, certo, che sono stati sentiti ovviamente dalla procura nel corso dell'inchiesta come persone informate sui fatti. E quindi a questo Andrea, a questo litigio con Simone, stando all'ipotesi della procura, avrebbe trattenuto quindi il cellulare di Andrea. Andrea si sarebbe allontanata a piedi in direzione Iesi, quindi compatibile con il casolare dove sono state ritrovate le ossa, e da lì appunto si sono perse le tracce di Andrea. Finita insomma quella festa, Simone torna a casa, dorme, insomma, fa quello che fanno le persone normali, fino a che insomma poi la mamma di Andrea non ha più notizie della figlia, chiama Simone, va dai carabinieri e fa insomma denuncia di scomparsa, perché il telefono squillava vuoto perché lo aveva Simone. Ecco, questo è un passaggio importante, perché i telefoni sono rimasti a Simone, perché Simone non si è preoccupato subito di rintracciare la sua fidanzata, visto che aveva trattenuto il cellulare, magari, che ne so, svegliandosi, andando sul posto dove si erano lasciati la sera prima. E in questi giorni poi si è proprio fatta un'ulteriore verifica su tutta la strumentazione elettronica, telefoni e cellulari e computer di Andrea. C'è stato sì un nuovo, il telefono che avevano sequestrato a Simone all'epoca insomma della prima battuta di indagini è sempre rimasto sotto sequestro. C'è stato un sequestro bis di un ulteriore telefono che ovviamente Simone si era ricomprato, certo. E c'è stato la scorsa settimana l'affidamento tecnico che la procura ha dato all'analista forense Luca Russo, ed è una delle tante consulenze che la procura ha messo in piedi per cercare di risolvere un giallo che ormai va avanti da 23 mesi. Tu pensi, o comunque insomma in procura le informazioni che vi rilasciano, ovviamente centellinate, ma data la tua esperienza, insomma ti occupi prevalentemente di giudiziaria, quindi in qualche modo insomma da un'intuizione, si potrebbe raggiungere la risoluzione di questo caso? Allora, innanzitutto aspettando il DNA, certo. E poi insomma dalle ulteriori indagini,
il pennarello pure verrà posto, cioè la scritta, il pennarello, quindi verranno fatte le indagini anche sulle impronte di questi altri oggetti, si potrà arrivare a una risoluzione, che si pensa? Io mi auguro di sì, perché comunque c'è una ragazza morta e ci sono delle indagini che vanno avanti da tantissimo tempo, ma sicuramente il ritrovamento delle ossa, di quello che rimane di un corpo, sarà fondamentale per poter cercare di risolvere quello che è un giallo. Sicuramente possiamo dire che in un primo momento, dopo il ritrovamento delle ossa, la procura ha attinto nei confronti di Simone una nuova ipotesi accusatoria, quello di omicidio volontario. Parliamo di ipotesi perché siamo veramente ancora nella fase embrionale appunto delle ipotesi. C'è da dire un fatto importante, che dopo le prime repertazioni all'interno del casolare, quindi il rinvenimento di questa scritta, il rinvenimento di un foulard che potrebbe appartenere ad Andrea, è stata inserita come ipotesi alternativa nei confronti di Simone l'istigazione al suicidio. Ecco, è proprio questo, no, al quale volevo arrivare, perché uno può pensare, Andrea si è allontanata sempre secondo i racconti, sempre quello che è emerso fino ad oggi e quello che conosciamo dai racconti appunto dei ragazzi che erano con lei e del fidanzato. Si è allontanata da sola, autonomamente, e quindi uno può pensare che abbia potuto trovare la morte per una reazione a quello che era stato utilizzato durante la serata, o che magari possa essere intervenuto anche un estraneo, l'ipotesi probabilmente più remota, però essendosi allontanata da sola ed essendo morta in circostanze veramente ancora mi sfugge la parola, però insomma in circostanze sicuramente che il dubbio la fa da padrone su qualsiasi cosa, quello che viene in mente è anche un'azione di Simone sulla psiche di Andrea. Quanto è possibile, determinante, importante e causa magari di quello che è successo? Certo. E, tornando all'ipotesi dell'istigazione al suicidio, è stata formulata anche dopo le prime analisi autoptiche, che non hanno rilevato fratture o traumi importanti. Quindi questa è una cosa che ci tenevo a precisare. Di Ecco. qua, insomma, anche questa pista aperta del gesto estremo. Quanto sarà importante cercare, insomma, di andare in questa direzione per la procura, e questo verrà sicuramente determinato dall'analisi del cellulare per cercare di ricostruire appunto il rapporto tra Simone e Andrea. Bisognerà analizzare con cura quello che c'è scritto nella scritta, appunto con il pennarello, presumibilmente lasciata da Andrea, sulla psiche e sul rapporto, diciamo, conflittuale che i due avevano. Non a caso, nell'ultimo sopralluogo al casolare che si è svolto sabato, la procura ha voluto con sé uno psichiatra forense, il dottor Marco Ricci Messori, che si occupa anche di casi legati al SERT, che sia, insomma, anche questo nuovo accertamento, questa nuova consulenza della procura, un modo per poter, insomma, cercare di incastrare tutte le tessere del puzzle. Ecco, sarà sicuramente una fase molto delicata. Stiamo veramente per ottenere informazioni importanti per la svolta di questo caso, che insomma comunque tiene ancora sospesa una mamma che solo poco tempo fa ha potuto pensare e sta ancora pensando che sua figlia ormai è morta. Fino a un mese fa sperava potesse essere solo scomparsa, l'ipotesi ovviamente, poi magari una mamma sente dentro quali sono le sensazioni più veritiere. Comunque torneremo sicuramente a parlare di questo caso in questi giorni, perché appunto le novità, seppur piccole, sono importanti e determinanti e stanno uscendo man mano che i sopralluoghi continuano e la procura
sta indagando. Quindi Federica, insomma, torneremo anche a parlarne con te. Io adesso vorrei cambiare proprio pagina, rimanendo sempre sulla cronaca, perché Andrea Rabčuk fa parte della cronaca quotidiana in questi giorni, ma torniamo spesso a parlare, ormai dopo tanti anni ancora, perché il processo è in corso, anche della Lanterna Azzurra, la Lanterna Azzurra, quel locale dove ci fu una mattanza di ragazzi e anche qualche genitore che morirono dopo una serata alla quale erano andati per partecipare a un concerto. Noi abbiamo un servizio che è, insomma, uno degli ultimi servizi seguiti dal nostro Ciro Montanari, che se la regia è pronta lo manderei per fare proprio un po' il cappello della situazione, ripercorrere le ultime fasi e poi da lì commentare e analizzare. Vediamo il servizio. Dopo oltre 5 anni dalla tragedia e una lunghissima serie di udienze, il 2024 si prospetta come l'anno decisivo per il processo sulla Lanterna Azzurra. Da venerdì 12 gennaio, prima udienza dei legali delle parti civili, che potrebbe dare una versione differente sulle responsabilità dei cosiddetti colletti bianchi, per i quali i familiari delle vittime chiedono giustizia. Al nostro microfono la testimonianza di Giuseppe Orlandi, papà di Mattia, che quella maledetta notte morì a soli 15 anni. Un uomo da ammirare, con una forza interiore straordinaria, che non ha mai smesso di lottare per dare giustizia alla morte del suo dolcissimo ragazzo. Io spero di avere una sentenza breve, perché siamo veramente stanchi, siamo logorati da queste lungaggini, ma è chiaro che sono dovute anche al fatto che c'è stato un altro processo in precedenza, quello che riguardava la banda dello spray, e adesso c'è questo processo in corso che riguarda appunto la commissione di vigilanza, che a mio parere all'epoca non doveva rilasciare i permessi, perché quel locale ormai è ben noto a tutti che non aveva requisiti, non poteva essere riaperto, era praticamente impossibile farlo riaprire, perché non c'era niente a norma, l'altezza del locale, l'agibilità non ce l'hanno mai avuta, l'altezza della porta di sicurezza, la larghezza, la scalinata, la rampa, che poi soprattutto quella è, essendo un deposito agricolo, quella si vede che è evidente che è una rampa che era stata costruita all'epoca per il carico e scarico delle merci, perché è un deposito agricolo e non poteva essere utilizzato come destinato come luogo a intrattenimento e pubblico spettacolo. Mi ha dato fastidio la dichiarazione di un perito che ha detto, si è permesso di dire in aula, che meno male che quelle transenne hanno ceduto, perché altrimenti ci sarebbero state più vittime. Io invece sono del parere nettamente contrario, ribadendo il fatto che se quelle transenne fossero state a norma, che fossero state più robuste e soprattutto con l'altezza a norma, perché quelle che c'erano quella volta erano inferiori al metro, invece per normativa dovrebbe essere dal metro in su, e appunto se non avessero ceduto quelle balaustre almeno i nostri figli avrebbero potuto respirare e non sarebbe successo quello che poi è successo quella dannata notte. Eccoci, torniamo in studio. Appunto, abbiamo fatto un resoconto. Ciro Montanari ha seguito negli anni tutto il processo della Lanterna Azzurra, dove hanno perso la vita 5 minori e un genitore, una mamma che quella notte era andata a accompagnare la propria figlia, che da tanto gli chiedeva di poter partecipare al concerto di Sfera Ebbasta. Questa mamma, fra l'altro, lascia altri figli, se non erro altri 2 figli a casa, che insomma con il papà, e perde la vita insieme alla sua piccola. Una tragedia che veramente ha colpito non solo la comunità marchigiana, ma ha colpito tutta l'Italia, perché qui era una tragedia che poteva essere evitata, come tante se ne dicono, ma in questo caso poteva proprio essere evitata. Sì, è quello che ha sempre sostenuto la Procura, che ha portato avanti sulla tragedia della Lanterna Azzurra vari filoni di indagine. Lo ricordiamo, le prime condanne, che sono già state definite in maniera definitiva, sono quelle rifilate alla cosiddetta banda dello spray, che quei ragazzi della bassa modenese arrivati a Corinaldo proprio per commettere scippi e rapine di collanine all'interno della discoteca Lanterna Azzurra,
Per fare questo utilizzavano come modus operandi lo spray al peperoncino, e proprio la propagazione dello spray al peperoncino pochi minuti dopo, la mezzanotte dell'8 dicembre del 2018 aveva provocato questo fuggi-fuggi scomposto all'interno del locale di Corinaldo, per cui tutte le persone, tutti i ragazzi, compresi insomma i genitori presenti, si erano accalcati no? verso un'unica uscita, esatto, e da lì si era, diciamo, creato una sorta di effetto tappo con le persone una sopra l'altra. E poi l'abbiamo visto adesso in quel video terribile, il crollo delle balaustre della rampa, con la procura l'ha chiamato proprio un effetto piramidale di queste persone, appunto, che sono cadute una sopra l'altra e sono praticamente morti per asfissia, per traumi da schiacciamento, esattamente. E quindi lo spray peperoncino, appunto, è stata una delle cause di questa immensa tragedia. D'altra parte c'è tutto un altro filone che è ancora in piedi, la sentenza dovrebbe arrivare a marzo, ed è quello legato alle responsabilità amministrative, quindi alle licenze rilasciate a un locale che per la procura non doveva proprio essere aperto, perché mancava di quasi tutti gli standard di sicurezza, compreso appunto la manutenzione di quelle balaustre che sono cadute, parole della procura, come burro sotto il peso di quei ragazzi. Qui rivediamo appunto la parte della porta di uscita, quella del, diciamo, del retro del locale, non l'uscita la principale. L'uscita di sicurezza, no? L'uscita di sicurezza, ed è l'unica che altra quella sera uscita rispetto, che era stata, poi ne è stata aperta un'altra, ma quella è stata, insomma, da dove è uscita la maggior parte della folla. E attualmente in questo processo stanno parlando le difese, e come dicevo prima, a marzo ci sarà la sentenza per 10 imputati, tra cui 6 membri della commissione di vigilanza che aveva rilasciato la licenza di pubblico spettacolo ai gestori del locale. Eh certo, perché qui le responsabilità sono anche distribuite tra non solo i proprietari del locale, poi fra l'altro tanti sono gli attori coinvolti, ma anche e soprattutto a chi quelle licenze le ha rilasciate, per cui la responsabilità è relativa del titolare del locale, perché nel momento in cui le licenze sono a posto, tra virgolette, le coscienze pure, e si procede. Tanti sono stati locali che in questi anni, insomma, perché fino a pochi anni fa non erano neanche così regolamentati, per cui se pensiamo, insomma, ai locali che esistevano fino a 10-15 anni fa, che non avevano, magari talvolta erano dei sotterranei e non avevano neanche delle uscite di sicurezza, pensarli oggi con le regole di oggi sarebbe impossibile pensarli attivi. Ecco, la Lanterna Azzurra aveva comunque era considerata a norma, per quanto non lo fosse nella realtà. Quindi la vicenda si potrebbe concludere proprio nel 2024? Sì, come dicevo prima, per quanto riguarda, insomma, il filone amministrativo, quindi delle presunte, insomma, responsabilità legate al rilascio delle licenze e dei vari documenti per tenere aperto il locale, siamo, diciamo, proprio alle battute finali. Ci sono state le richieste a fine 2023, le richieste di condanna della procura, e per 10 persone sono state chieste, è stato chiesto quasi mezzo secolo di carcere. Andiamo da richieste dai 2 anni e mezzo fino ai 6 anni e 6 mesi di reclusione. E appunto stanno parlando adesso, insomma, le difese degli imputati, che ovviamente rigettano punto per punto le accuse mosse dalla procura, e poi, insomma, a marzo, quindi a stretto giro, si dovrebbe arrivare a sentenza e si dovrebbe chiudere, insomma, anche questo capitolo. Quello della banda ormai è definitivo. Bene. È un capitolo chiuso. Capitolo chiuso, ricordiamo anche la sentenza, che cosa ha detto per la banda, quanti... E stiamo complessivamente, erano 6 ragazzi, attorno ai 70 anni di carcere complessivi per una serie di reati
È stato riconosciuto l'omicidio preterintenzionale, le lesioni personali anche gravi, una serie di furti e rapine non solo commessi all'interno della Lanterna Azzurra, ma in tutte le discoteche d'Italia, perché giravano, era una banda che insomma, era il loro lavoro praticamente. E poi l'associazione a delinquere proprio per associazione a delinquere che supporta proprio la tesi che in quella discoteca abbia agito una banda formata, organizzata proprio per strappare le collanine ai ragazzi e poi andarla a rivendere. Ecco, quindi circa 10 anni e poco più a testa per i 6 ragazzi, poco più di 10 anni a testa di carcere, questa intanto è la parte che si è conclusa del processo con le condanne che sono state emesse. Staremo a vedere, a marzo probabilmente riusciremo a mettere un punto a questa terribile tragedia e io vorrei anche ringraziare Federica Serfilippi che è stata con noi, che insomma si occupa di appunto cronaca giudiziaria, che ha pane quotidiano questo per te e quindi ci ha illustrato e fatto un po' il quadro della situazione per chiarire due casi importanti. Probabilmente questo 2024 potrà dare la risoluzione a entrambi. Grazie a Federica Serfilippi, ci vediamo presto, ti aspettiamo. Grazie a voi, un piacere. E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo per l'ultimo momento insieme qui a Vera Mattina, un'altra storia da raccontare molto bella, vi faremo gioire, commuovere, riflettere, come insomma cerchiamo di fare tutti i giorni. Grazie e a tra poco.